Costantino Di Sante, sono abruzzese, anche se dirigo l'istituto storico di provinciale di Ascoli Piceno e mi occupo di ricerca nell'ambito della storia contemporanea. Qual è il ruolo della memoria nella società? È una domanda molto complessa, cercherò di rispondere in maniera sintetica. La memoria, secondo me, è un concetto ambiguo, in particolare la memoria storica, perché penso che ognuno di noi ha una sua memoria, anche molto personale, in alcuni casi ideologica, in alcuni casi distorta. E quindi, per esempio, io non credo assolutamente, so, a una memoria condivisa, che ritengo che sia individuale, personale o di gruppo. Credo invece a far sì che alcuni fatti storici siano accettati perché sono dei fatti appunto concretamente documentati. Spesso invece la memoria può tradire e può anche rovesciare a seconda di chi ci racconta un'esperienza, un fatto, una testimonianza, come sono andati i fatti, giustamente anche, perché è un suo punto di vista personale, però è anche utile perché alcuni eventi, alcune cose non le ritroveremo mai nella documentazione ufficiale. Quindi è anche una fonte da maneggiare con cura, ma le dicono e vietà. E nella società contemporanea ancora di più, perché siamo dentro anche a un pieno di storie e un pieno di memorie, che vengono veicolate ormai da mass media sempre più numerosi. Quindi le trappole sono aumentate. E un antidoto ci può essere per difenderci magari da memorie distorte o da una visione che magari ci allontana, non dico dalla verità, ma dall'accertamento di alcuni fatti storici o dall'uso strumentale di alcuni fatti storici. Io credo ancora nella conoscenza e anche nel beneficio del dubbio, nell'esperienza critica di ognuno di noi quando si avventura nel ricercare o nel discutere di alcuni fatti. E quindi il ruolo della memoria nella società contemporanea è un ruolo sempre più importante e lo vediamo appunto dal proliferare anche di eventi, di iniziative, di quello che viene chiamato, no, calendario civile, giorni da ricordare, giorni da commemorare. Quindi penso che però a tutta anche questa proliferazione di giorni, di eventi, ci sia bisogno anche una grande capacità appunto di conoscenza. Imprescindibile è la scuola che ci deve dare, deve continuare a dare delle basi cui ognuno di noi possa tracciare il proprio percorso e possa districarsi anche da questa, diciamo, come dire, quasi assedio di memorie che, ripeto, non possono essere condivise, ma devono essere, tra virgolette, conosciute e vagliate a seconda dei casi. Come ho cercato di veicolare con le conoscenze storiche attraverso, diciamo, la mia professione, che in verità è di ricercatore, ma mi sono sempre posto il problema appunto di come comunicare la mia conoscenza, altrimenti sarebbe una riduzione personale, sì utile, ma appunto per il mestiere che faccio magari limitante e limitativa. E io mi ritengo, lo dico in maniera forse un po' troppo egocentrica, un agitatore culturale, interessato alla storia contemporanea, ma interessato anche a condividere la conoscenza storica. E nella mia esperienza professionale, devo dire, ho sempre utilizzato dei linguaggi e dei mezzi diversi. Una delle mie prime esperienze è stata appunto quella di imbattermi nella ricerca d'archivio e di conoscere appunto cosa volesse dire tutelare, custodire, inventariare, fare in modo che non si disperda una fonte così importante, il quale poi anche le future generazioni possono andare a ritrovare, a ricercare i fatti, a vagliarli. Chiaro, anche la fonte documentaria non è neutra, no? Dipende da chi la produce, quando si produce, tutte cose magari banali che molti magari che si occupano di questo mestiere conoscono. Però ecco, ritengo fondamentale, nella mia esperienza è stata fondamentale, e lo è tuttora, la fonte documento, perché penso che, in particolare lo storico, per citare magari Mark Bloch ed altri più grandi che si sono occupati di sapere storico, è un po' come un leone che si muove nel deserto, no? Deve lasciare le tracce in modo che chi vuole le possa ripercorrere.
e ritornare alla fonte per vagliarla, magari anche per interpretarla in maniera diversa. E quindi non solo, ecco, poi elaborando, scrivendo libri di storia contemporanea, ma dicevo mezzi diversi, mi sono sempre occupato anche di fonti fotodocumentari. Ho realizzato diverse mostre, tra cui un'ultima insieme a Anna Calavarelliano sulle donne in manicomio nel regime fascista, e tentando, ecco, un connubio di arte visiva, e perché quando si fa una mostra è anche una collaborazione di chi si occupa anche di grafica, di linguaggio, anche di materiali, quindi è una complessità anche il modo con il quale noi porgiamo allo spettatore e gli diamo la possibilità non tanto di entrare nel profondo, ma di incuriosirlo, in modo che poi possa approfondire quel tema e ne venga attratto, perché poi quello che secondo me conta è far sì che lo spettatore comune, come si dice, o colui che magari è interessato alla storia, si incuriosisca. Ecco, creare curiosità agitando culturalmente quello che noi abbiamo trovato, ricercato negli archivi, nelle testimonianze, e secondo me è un modo con il quale io ho sempre cercato di porgere agli altri, ecco, la mia ricerca e la mia conoscenza storica. Anche sulle fonti filmiche, ho realizzato un paio di documentari come consulente storico e anche come, tra virgolette, sceneggiatore, oltre che ricercatore, diciamo, non una figura come accade spesso con le poche risorse che abbiamo. E anche lì devo dire che la fonte filmica ha una sua grande potenza, come quella fotografica, secondo me alla pari, però è più duttile, più immediata, più veloce e più, se vogliamo, anche trasportabile rispetto a una mostra, per esempio, oggi veicolandola con i mezzi di comunicazione attuali. E quindi, ecco, anche se devo dire passaggi critici della fonte filmica, è che di solito l'immagine è talmente potente che rischia di non far comprendere purtroppo allo spettatore ciò che si dice, ciò che si racconta. Si è attratti più dall'immagine, un fatto secondo me che colpisce tutti, colpisce anche me stesso. Quindi il rischio è quello di saper bilanciare bene l'immagine potente alla narrazione. E il rischio, appunto, è che si rimanga impressa l'immagine e si capisca poco, no, del contenuto, del veicolo narrativo. Forse anche in alcuni casi, perché le due, con l'immagine e il veicolo narrativo, non sempre sono in sincrono, non sempre è l'immagine, diciamo, inserita all'interno del contesto. Però sicuramente oggi siamo in piena, no, di documentari, di filmati che ci aiutano a comprendere la storia. E poi mi sono occupato anche, diciamo, di allestimenti museali con una complessità enorme, devo dire in maniera forse non sempre compiuta per tanti motivi, però anche il percorso museale, in Italia forse di storia contemporanea ce ne sono molto pochi, e credo che questo sia un grande difetto della nostra nazione. Quelli che ci sono non sempre rispondono alle esigenze che oggi magari si richiede a uno spettatore contemporaneo, sia di conoscenza che il modo in cui questi nostri musei sono allestiti e sono organizzati. E per concludere, anche le mie ricerche di fonti, diciamo, come strumento anche di, chiamiamolo questo sì, che di formatore, ho organizzato tantissimi corsi di formazione sia per insegnanti che iniziative per studenti, alla pari anche dei viaggi di formazione. Io credo molto che l'esperienza del viaggio di formazione per gli insegnanti, andando su alcuni luoghi, se organizzata bene sia per gli studenti che per gli insegnanti, sia un'esperienza che poi faccia crescere tutti. Anche lì, dalla mia poca esperienza, se volete, e fare un viaggio cercando il minimo indispensabile, anche di non, anche in quel caso, di non raccontare sempre le verità, cioè essere molto aperti al gruppo che si accompagna. Io ho avuto la possibilità spesso, con questa metodologia, anche di fare le esperienze come guida magari in alcuni luoghi della memoria, aperto anche a una visione altra, di non prevaricare anche chi veniva con me nel darmi un altro sguardo del luogo.
perché magari mi ha fatto notare delle cose che io non conoscevo. Ecco, guida sì, ma non come dire un Cerbero che poi non accetta conoscenze diverse che possono venire da un viaggio che è un'esperienza nuova anche per me. Ogni viaggio deve essere un'esperienza anche per chi accompagna un gruppo, e spesso questo mi ha aiutato molto a crescere e a conoscere cose che non sapevo.